solidarietà, Cuba fa solidarietà con noi, Cuba insegna al mondo il coraggio di un popolo libero. I cinque eroi che siamo qui oggi a salutare, a cui vogliamo mandare un messaggio da questa piazza, ha detto bene il presidente del comitato, che noi vogliamo che vengano qui in questa nostra piazza a festeggiare con noi la loro liberazione, perché torneranno liberi a Cuba, torneranno liberi i cittadini di questo mondo. Qui cinque sono prigionieri condannati in modo illegale, contro ogni regola, contro ogni legge, sono prigionieri perché hanno lottato contro il terrorismo, perché hanno difeso il loro paese, sono dei patrioti nel senso più alto di questo termine, perché hanno saputo mettere in discussione, compagni e compagni, io ho conosciuto le loro mogli, i loro figli, lo avete fatto spesso anche voi, hanno messo in discussione le loro famiglie, la loro stessa vita, per sacrificarsi per il proprio popolo, per la libertà del proprio popolo. E questo ci insegnano da quelle carceri, da quelle prigioni dove vogliono rinchiuderli, dove vorrebbero piegarli. Ci insegnano che una rivoluzione si deve difendere, che il cambiamento presuppone un prezzo e che quel prezzo bisogna pagarlo se si vuole essere liberi, se si vuole essere dignità, se si vuole avere la dignità di essere protagonisti del proprio futuro. Ai cinque noi possiamo solo dire appunto che non sono solo dei patrioti di Cuba, sono anche dei comunisti, perché lo hanno fatto per il socialismo, per difendere il loro modello libero in cui non c'è sfruttamento, e stanno in quelle carceri a dire che la rivoluzione cubana e il cambiamento, la trasformazione che noi tutti vogliamo e ha un futuro. E ci mandano un messaggio di futuro e di lotta. Vedete, compagni e compagni, proprio ieri il presidente della Bolivia, Evo Morales, a cui noi dobbiamo mandare nello stesso momento un grande messaggio di solidarietà, di amicizia, noi siamo con te Evo, di fronte ai tentativi degli americani di organizzare una guerra civile, perché vogliono impedire che la Bolivia, come il Venezuela, come l'Ecuador, vadano verso il socialismo. E il presidente Chavez ha fatto bene a dire quello che ha detto: se ne tornino a casa gli yankee, perché l'America Latina non è più il loro cortile di casa. L'America Latina è oggi la punta più avanzata del movimento rivoluzionario internazionale, il movimento progressista. L'America Latina ha trovato in se stessa la forza di reagire. A cosa hanno reagito? I presidenti che oggi sono a capo dei loro paesi hanno reagito al genocidio di una generazione organizzata dalla CIA e dagli americani, dal Cile di Allende, al Brasile, al Paraguay, all'Uruguay, a tutti i paesi che sono stati massacrati, una generazione di rivoluzionari perché volevano quel continente piegato e non ci sono riusciti. E non ci sono riusciti anche perché un'isola piccola, una piccola isola, non ha pensato a sé, ma ha pensato agli altri e ha resistito quando nessuno pensava che si poteva resistere. Eppure i principi erano più forti delle ragioni del dominio. E Cuba ha resistito e ha parlato coi popoli. E il sogno di Martí, il sogno di Bolívar, oggi vive nelle strade, nelle piazze, nelle favela di tutta l'America Latina. E Fidel, il capo di Cuba, ha vinto sulla storia, perché il suo progetto di emancipazione oggi è il progetto di un continente. E a Fidel Castro dobbiamo molto e continueremo a riconoscere il ruolo straordinario che ha, non solo per il suo paese, ma per l'intero mondo. Ecco perché noi come comitato ci siamo impegnati a far sì che questa questione, la questione dei cinque, sia come la cartina di tornasole. Non si può condannare il terrorismo solo quando il terrorismo è contro di te, organizzare gli attacchi criminali contro Cuba e contro tutti i paesi che non si piegano con i finanziamenti, che oggi è venuto fuori che la CIA ufficialmente organizzava per il colpo di Stato in Cile, per i colpi di Stato che hanno organizzato anche in Venezuela e che volevano organizzare in Paraguay qualche settimana fa e in Bolivia qualche giorno fa. Ecco perché non ci può essere un solo militante della sinistra mondiale che non stia dalla parte di questi cinque eroi, che sono eroi
eroi della rivoluzione cubana, eroi della lotta internazionalista, eroi della battaglia per il socialismo, e non li abbandoneremo. Sono 10 anni che loro sono dei simboli, noi non li lasceremo soli. Da qui parte una campagna nazionale per spiegare ai nostri concittadini, anche se la stampa non vuole dare l'informazione necessaria, che gli Stati Uniti sono un posto dove si possono organizzare attentati, dove si finanziano attentati, dove vive un uomo, un criminale come Posada Carriglia, il responsabile dell'omicidio, tra l'altro, di Fabio Di Celmo, per cui vogliamo giustizia e vogliamo che l'Italia abbia la dignità di chiedere l'estradizione di quel criminale che va consegnato ai venezuelani, agli italiani, a tutti quelli a cui ha fatto pagare un prezzo altissimo in termini di terrorismo e oggi invece ottiene asilo politico dagli Stati Uniti. Ci dicono: siete contro gli Stati Uniti. Noi siamo contro questo governo di criminali e di organizzatori di guerre e di attacchi terroristi. Sì, siamo contro Bush e tutta quella banda di organizzatori di terrorismo internazionale, di una guerra mondiale coperta con la scusa degli attentati dell'11 settembre. Ecco perché siamo qui oggi e siamo venuti da tutta Italia e siamo ad affrontare la piazza. Concludo dicendo che questo è anche un insegnamento che vorremmo dare all'intera sinistra italiana. Quando si hanno le ragioni bisogna andare in piazza, bisogna tornare tra la nostra gente e spiegare le nostre ragioni, perché così si fa battaglia politica, ce lo insegna l'America Latina che non si è arresa, ce lo insegnano i 5 che non si arrendono, neanche noi ci arrenderemo. Grazie.